nelle batterie semifinali. Poi Aoshiwa, uomo da finali, lo scorso anno secondo. Poi miglior tempo dell'anno il 6.93, molto teso in batteria, ha rischiato di fregarsi, ma molto meglio in finale, in semifinale. Questo è il Caporusso, finalista fra gli 80 cadetti. Poi Samuele Ciogli e Alessandro Trotto, che già corso due finali all'aperto, nel 100 e nel 200, lo scorso anno. Quest'anno in 3 sotto i 7 secondi, Matteo Bertoni in 3, Aoshiwa in 4, entrambi con 6.96, e poi Pagliarini in 6.93. Semifinale migliore Bertoni, 7 netti, con passo agevole. Per Pagliarini, batteria tesa, semifinale molto meglio, che l'ha portata a correre in 7.02 e vincerla piuttosto agevolmente. Adesso però la tensione accumulata anche nelle ore che hanno separato la semifinale dalla finale, tante rispetto al solito, 6. Chi sopravviverà meglio a questa tensione? Probabilmente il favorito della finale. Buona partenza per Pagliarini, però si apre meglio Bertoni, come ha fatto in semifinale. Bertoni, poi Uai e Pagliarini praticamente insieme, vince Matteo Bertoni. Avevamo detto, ha destato la migliore impressione in semifinale. Si porta a casa il titolo, grazie a un gran bel lanciato. E sul finale vedete Uai e Pagliarini praticamente insieme, forse si tuffa meglio Uama. Roba da photo finish. Di sicuro a casa Pagliarini Mita vanno due medaglie per ora, perché i due Pagliarini dovrebbero essere protagonisti entrambi domani nei 200 e con ragionevoli speranze di salire sul podio. Una bella foto di gruppo, e ricordiamo che Francesco Pagliarini, tra l'altro, è un primo anno di categoria, lo scorso anno fu terzo fra i cadetti sugli 80. Tanto avevamo detto si dovrà scendere sotto i 7 secondi, 6.99 e la gioia di Matteo Bertoni, vedete che aggavirate.